Sconfini, i cieli sopra il Blogos. Ciao a tutti e benvenuti da Jonathan a un nuovo episodio di Sconfini, rubrica del blog su web radio dedicata alle iniziative multimediali, interattive e di partecipazione provenienti da città lontane. Ci metteremo in viaggio verso esperienze di coinvolgimento di giovani e cittadini per cercare dai racconti di altri luoghi motivazioni, indizi e stimoli per le nostre attività. La musica ascoltata ci è familiare, è un brano di Liscio il cui ritmo ha fatto ballare tanti in Emilia-Romagna. Non è però questa terra che ci interessa scoprire, abbiamo un appuntamento telefonico con Jonathan, membro della consulta degli Emiliano-Romagnoli in Belgio, per farci raccontare quali iniziative organizza un'associazione della nostra regione nel cuore dell'Europa. In questa puntata avremo un simpatico caso di omonimia. Io mi chiamo Jonathan, col TH al centro e la N finale, ma vivo a Bologna, e lui che si chiama Jonathan all'italiana, ma guarda caso vive all'estero. Il telefono squilla, Jonathan dal Belgio risponde e mi spiega che le associazioni di immigrati della regione Emilia-Romagna fanno capo alla consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Queste realtà offrono orientamento e dispongono di un archivio ricco di storie di vita, filmati e fotografie. La conversazione prende piede e anche se ognuno è comunemente seduto a casa propria, ci sembra di stare uno di fronte all'altro. Lui a Liegi che mi parla, io a Bologna, curioso di sapere di cosa si occupa la consulta in Belgio. Come consultore, ma anche insieme agli altri consultori delle altre regioni, non vogliamo che le comunità italiane presenti all'estero perdano il loro legame con l'Italia e soprattutto non vogliamo che la storia dell'immigrazione venga dimenticata dagli italiani stessi e non vogliamo che le generazioni future siano discriminate e gli vengano tolte delle possibilità. L'Emilia-Romagna nel cuore del continente europeo. Jonathan ci accompagna con parole ed emozioni nel mezzo dell'Europa. Quella di oggi è una meta affascinante, non banale, perché ci rivela come eravamo e come potremo comportarci con i nostri nuovi cittadini. Jonathan infatti ci racconta della presenza attuale degli italiani in Belgio, ovvero il loro rapporto con il lavoro, con la nazionalità, quindi i dubbi se rimanere italiani o diventare belgi, e come mantenere vive le nostre tradizioni. Fondamentale per mantenere l'identità culturale italiana è il ruolo dell'associazionismo, settore che, come molti altri in questo periodo, soffre di tagli ai finanziamenti. Chiediamo a Jonathan come riesce a sopravvivere il legame tra volontà di promuovere la cultura italiana, scarsità di fondi e appartenenza alle comunità di italiani all'estero. La regione si è sempre molto prodigata verso le comunità italiane emiliano-romagnole residenti all'estero, proponendo attività culturali e tutto questo nel nome di un legame forte tra le comunità che vivono all'estero e la regione stessa, ma praticamente con l'Italia stessa. Questo rapporto di collaborazione fa sì che ci sia una immagine forte delle tradizioni, dei valori della comunità emiliano-romagnola in Belgio, ma quasi in tutte le altre parti del mondo. E questo fa sì che aiuta anche le associazioni a proporre sul luogo dove risiedono all'estero una serie di iniziative che sono sponsorizzate dalla regione o allora sponsorizzate direttamente da commercianti della zona, nel nostro caso italo-belgi, e questo crea legami commerciali, non soltanto sociali quindi, ma anche commerciali tra i due paesi, quindi anche un contatto tra le aziende che risiedono i loro sedi in Italia e coloro che invece lavorano qui sul territorio. E se riflettiamo un attimo, l'economia non è che gira tra più paesi, non è che gira attraverso un contratto, una convenzione che viene fatta dai capi di Stato, si mette la firma e finita lì e iniziano i rapporti commerciali poi devono essere anche gestiti sul territorio. E guarda caso l'Italia ha un potenziale enorme con l'immigrazione, perché c'è una seconda Italia all'estero. Siamo al telefono con Jonathan da Liegi, ci stiamo facendo accompagnare in questo viaggio tra gli emiliano-romagnoli in Belgio. Arrivato da Cesena, la sua voce al telefono è spiritosa e rassicurante, anche quanto ci racconta un amaro pezzo di storia recente dell'Italia, un fenomeno molto ampio, ma ormai quasi dimenticato. Tra il 1946 e il 1948 saranno oltre 63.000 gli italiani reclutati per le miniere del Belgio.
Di questi, oltre 2.000 provenivano dall'Emilia-Romagna. Ed è sempre questa regione a pagare un alto costo in termini di vite umane perse sul lavoro. L'incidente dell'8 agosto 1956 a Marcinelle rende per la prima volta i minatori italiani visibili in Belgio e finalmente il governo italiano alzò la voce arrivando alla sospensione della fornitura di minatori verso il Belgio. Parlare di fornitura può apparire cinico, ma corrisponde alla realtà di quella fase storica. Ogni lavoratore italiano, sulla base dell'accordo stretto tra i governi italiani e belga, valeva 5 tonnellate di carbone al mese. E il carbone fungeva in quel momento da oro nero, indispensabile alla ricostruzione. Sono passati anni da quell'epoca e ora in Belgio sono rimaste le seconde e terze generazioni che portano con sé un'italianità diversa da quella portata nel paese da chi arriva per studiare all'università o lavorare nelle istituzioni europee. Posso dire che il polo più attrattivo in Belgio è sicuramente Bruxelles, essendoci il Parlamento europeo. Sì, io ho conosciuto molti giovani, alcuni anche che vengono dalla regione della Romagna, che sono insediati lì a Bruxelles. Ho conosciuto anche qui a Lesi qualche giovane, ma più che altro sono giovani universitari che vengono per sempre nel progetto Erasmus per 6 mesi, 1 anno e poi ritornano in Italia e praticamente perdiamo i contatti. Per quanto riguarda i giovani di origini italiane e di origini emiliano-romagnole che sono nati qui in Belgio, c'è un grande potenziale, c'è un interesse, ma non è un interesse di partecipazione per il momento ancora troppo attiva. Le associazioni di oggi non rispondono più a quelle che sono le esigenze di quella nuova generazione, perché coloro che formano le associazioni odierne sono tutte persone che pensionati e hanno ancora un modello di base che è legato a quando si sono formati, cioè praticamente a decenni fa. Ci danno molto da fare, quello sì, assolutamente bisogna riconoscerlo, però manca quel qualcosa che possa stimolare di più i giovani a partecipare attivamente al mondo associativo. Il viaggio di questo episodio tocca un paese dove generazioni italiane si sono incrociate. Realtà come quella di Jonathan propongono nuovi percorsi per rinforzare il rapporto e l'integrazione. Quali sono questi strumenti che permettono di avvicinare il passato al presente? Uno di questi, per esempio, è la messa a punto e la realizzazione di un museo virtuale dell'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo. Quindi è la creazione di un portale dove tutte le associazioni, ma chiunque che abbia origine emiliano-romagnola, può inserire dati, può inserire documenti, può inserire storie di vita, non importa, qualunque cosa, immagini, tutto, e creare un museo virtuale che racconti la storia dell'emigrazione degli emiliano-romagnoli. Praticamente il portale principale ed è lì che vengono gestite tutte le notizie, le attività, l'agenda annuale della consulta, vengono inserite, c'è un calendario con le iniziative che le associazioni tutte svolgono. Un'altra bellissima cosa è la radio degli emiliano-romagnoli nel mondo, è una radio che trasmette musica, informazione e arriva a tutti coloro che vivono all'estero. Ma anche per gli italiani stessi, basterebbe andare sul portale www.emilianoromagnolinelmondo.it e cliccare su Radio R Emiliano Romagnoli. Se volete fare un giro in Bea, Liesi, il 4 e 5 giugno c'è la festa degli italiani, la giornata italiana, che è una delle più riconosciute, dove partecipa un sacco di gente, ed è una bellissima festa dove partecipano tutte le associazioni, c'è anche un concerto. Jonathan ci regala un'immagine molto divertente, l'occasione di una festa in Belgio dove poter ritrovare origine e forme di italianità inaspettate, con l'augurio di raggiungerlo per assaporare la vera essenza di Liegi e degustare la tipica bevanda della città, un'acquavita ottenuta da bacche di ginepro reclinata in una trentina di questi fruttati. Cin cin! Sconfini, i cieli sopra il Blogos. Questa puntata è stata condotta da Jonathan Mastellari con il supporto di Andrea Salemme. Blogs Web Radio www.ilblogs.it.